C'era una volta, comincia così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente lupi né streghe cattive che non fanno ridere. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in TV. Passano gli anni ma non sono lunghi e anche quest'anno è tornato Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. La nostra storia continua così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente draghi, vampiri e fantasmi che non fanno ridere. Le barzellette che vedi in TV sono fatti veri che vivi anche tu. Butta la pasta, riscalda il ragù, siediti a tavola, comincia Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. È andato bene il viaggio? Benissimo, grazie. Ma è veramente bello sto posto. Sì, è stupendo. Vuoi mettere il numero 18, quella lì? Ah, seguitemi. Qua è? Sì. Sì. Prego. Grazie. Eccoci qua. Bene, eccoci qui. Questa è la nostra suite. Ah, sì. Un attimo la luce. Prego, accomodatevi. Grazie. Per me è super serata. Ti piace? Bellissimo. Ma guarda che bagno, guarda. Che bagno. Dice il bagno, invece qui c'è la doccia, sono separate. Ah, quindi separate in casa. C'è una cosa. Così parli, così parli. Ogni tanto. C'è l'armadio a muro. Bello. E poi il terrazzino, naturalmente. Madonna, tutto a vostra disposizione. Ah, si può usufruire. Certo. Bellissimo. Grazie. Bene, io vi lascio, buona sì. Permanenza. Grazie. Se avete bisogno di qualcosa mi trovate in reception. Va bene, grazie. Gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci. Madonna. Cara. Ti piace? Sì, è bellissimo. Vieni qua. Che cosa? Vuoi un vaso? Un vaso? Sì. Che ti do? Voilà! È una cosa, è una cosa. È un vaso a te. Va bene. Amore. Che fai? Ti metti tu sopra e io sotto? Oppure facciamo il contrario? Amo, e dove lo vedi il letto a castello? Gesù, sopra, come si fa? Questo è il letto, una fianca all'altra. A pranzo. Amore, non ti ci mettere anche tu. Lo so, è la terza volta quest'anno che mi hanno fregato la macchina, ma la colpa è mia. E dai, ti prego. Non. Amo. Va bene, fammi chiudere che devo chiamare i carabinieri, va bene? Ciao, ciao, ciao. E c'è cosa. Ma che scopa? E lo so. Udaru fat. E stamci. Ma dai, rispondi, dai. Sì, però sei fermo con le casche tu. Pronto, buongiorno. Sì, stazione Carabinieri. Sì, salve. Senta, dovrei denunciare il furto di una macchina. È la terza quest'anno. Mi può passare il carabiniere competente? Un attimo solo. Abbiamo un collega competente. Altir, Sardel, Cascione... No, non ci sta nessun competente. No, Cascione, Sardelle e Paltene. No, non c'è nessun competente. Forse un'altra casa. Forse provi un'altra parte. Buongiorno. Ehi,
sappia il motivo per quale. Cioè, perché non deve fare il servizio militare? Non ho capito. E com'è se la vuol prendere? Con i suoi colleghi che l'hanno preceduta? Non le faccio le visite, nessuno capisce niente. Comandante, lei è quello preciso. Mi piace, che a me le persone furbe non mi piacciono. La va a fare. Signor Giovanni Marcantoni, lei lo deve fare perché è abile e idoneo al servizio militare. Per cui. Non è che c'è tanto da scherzare. Allora, comandante, dove lo mandiamo questo? Facciamo, mi pare che sia un posto aeronautica. Aeronautica. Non c'è la testa tra le nuvole. Quindi preciso. Vada, si accorge, questa lei. Allora, io domani sto qua, va bene? Dove sta andando, comandante? Ho finito. Come ho finito? Avete detto tre persone, questo è il terzo, non ho capito. Quello si è rimboscato. Comunque, questa è la terza volta che viene, non lo vuole fare. Non lo vuole fare. L'escuso, l'escuso. Vediamo un po'. Tu hai il sopra. Allora, cercami di risolvere che poi me ne do. Ciao, lo so, ciao. Salve, io sono Volpini, molto lieto. Sto qua. Hey. Dove? Buona. Salve. Salve. Come si chiama Bus? Volpini. 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 E facciamo il servizio militare. Per quale motivo nelle altre visite... Non si vede, sono cieco e abbiate pazienza. Sì, però la volta che gli faceva la gamba e un'altra volta è successo un'altra. Vabbè, lasciamo stare. Non vedente allora, diciamo. Non vedente. Senti, togliamo questi occhiali o no? Posso appoggiare qua? Derla, mi. So cade, giustamente non vede, cadono. È chiaro, quindi. Giustamente non vede. Cadono gli occhiali. Cadono, ecco. Quanta pazienza. Quanta assaggio. Io sono un tipo riflessivo. Sì, a me sta dentro, stai zitto, vediamo, capito tutto, vedi? Sì. Quando c'è quella, diciamo... Quello sdoppiamento. Doppio colore. Facendo spaventare, dottore. Senti, quanti sono questi? Che cosa? Questi, quanti sono? Che cosa? Questi qua, non vedi, perché ti fa la domanda? Io l'ho detto, non vedi. L'ha detto. A me l'ha detto. Ancora c'è veramente? Sì, a me. Piane di un curatemo. Senti, che sto facendo adesso, per esempio, che ho fatto? Che cosa? Ha battuto le mani? No. Quanti sono questi due? Che cosa, due? Dove stanno i due? Va bene. Senta, non mi conviene. Non mi conviene. Facciamolo la prova Jennifer. La prova Jennifer? Sta Jennifer. Ma comunque sta. Va a far preparare, va a far chiamare. Dai. Vabbè, vado a comandare. Jennifer, mi raccomando. Sì, Jennifer. Senta, gentilmente, se si può spogliare. Sì. Facciamo la visita più oculata. Va bene. Io la metto la Pantaloni, li metto alla sedia, sì. Beh, è Jennifer. E si sta preparando. Come stai, Gess? Jennifer. Live. La pausa. Ma è meno pausa, forse, mi si sparisce. Tocca a me. Allora, che vedi? Cosa? Come cosa? Non vedo niente. Vedi bene, sforzi. L'occhio va sforzato. No, non vedo niente. Vedo. Sono una macchia nera. Fa caldo qua dentro. E poi? Non vedi niente? No, ma l'ho detto, c'è proprio una parte scura e basta. E basta. Hai capito? Non vede niente. Ma non vedi, ci va, poveri, non vedi. Infatti, non vedente. Non vedente, ma pensando. Vabbè,
Effettivamente, diciamo, peccato, Cristiano, gli occhi, diciamo, non vede. Oh, finalmente l'avete capito. Che... No, quando non funzionano gli occhi, non funzionano. Non funziona. Però io ti mando in marina. Come in marina? Perché? Perché? Perché c'è un'antenna radar che funziona alla grande proprio. Anzi, come no, se permette, scusi, giusto che sta... Il periscopio potrebbe rompersi la nave. Allora, capisco al sottomarino. Sì, si vede. Te le spazio. Ci sì, questo amore è splendido, ora il sole più del sole tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri amore meraviglioso amore. Buongiorno. Buongiorno. Si sente candelina, signora Mariolina, stamattina? Sì. Dormito bene? Ho dormito benissimo, come dentro la menna di una vacca. Dentro? La menta di vacca. Complimenti. E la serata ieri è andata bene, eh? La serata ieri ho conosciuto Giuseppe. Giuseppe, un bell'uomo che io per lei lo vedo proprio azzeccato. C'è bella, me ne bella, con l'antipaticone. Ci è che sta a dire? Che antipatico, Giuseppe, no. E tu pensa che mi ha chiesto se sapevo ballare a me. Se sapevo ballare, cioè che c'è di strano? Com'è che c'è di strano? Stavamo già ballando. A me mi chiede quando io danzo, sta ballando. Sì, questo Giuseppe, io e pesto freschetto. Oh, il sole ci sta ballando. Bella, bella, bella. Che cretino. Bella, bella, bella. Che cretino! Bella. Che cretino! Ma che succede? Da mezz'ora stava a fare taxi, qual è il problema? Qual è il problema? Tu te la ricordi quella ragazza? Bella. Che lavorava al bar della stazione. Ma quella è stata tostissima. Io vado al bar a prendere il caffè solo per vederla. Oh, mamma mia. Tu pensi che me l'aveva servita su un piatto d'argento e io non me la sono presa. Ma sei proprio cretino, voglio. Almeno ti prendevi il piatto d'argento. Sì. Che cretino. Capo indiano, è sempre un piacere rivederti. Che ci fai in paese? Tu stavi in riserva. Appunto, sono venuto a fare il pieno. A UG? No, a ERG, mi danno i bollini. Ah. Ci vediamo. A UG? A ERG, appunto. A UG? ERG! Oh, vai piano, rallenta, mi stai facendo fare la corsa. Antonè, sediamoci, che ti devo dire? Eh sì, che mi faccio male la gamba. Oh, madonna, ma che hai fatto stamattina? Stamattina ho fatto un'opera buona. È vero? Sì, mi sentivo buona di cuore e ho regalato 20 euro a un poveraccio. 20 euro? Sì. Oh, che 20 euro sotto il riso? Ma... E tuo marito che ha detto? E ci ha detto? Grazie, cara. Le corna, catena. Poi sono finiti. Ma vieni allora che ti offro un caffè. Ci sì, mangio, sì, un caffè. Cuccio. Bescia. Senti, Aspetta, fammi vedere una cosa. Che succede? Niente, volevo chiedere una cosa, insomma, visto che ci conosciamo da un po' di anni, ecco. Beh. Tu conosci anche Pasquale, no? Ehi, Pasquale. Senti, non è che gli puoi chiedere se mi presta 10.000 euro? Tu hai 10.000 euro da Pasquale? Stasera lo devo vedere. Vabbè, anche se stanno a dare un po' di interesse. No, non è sicuro, che... una cosa la devi dare, non è che ti dà 10.000 euro.
di pagare poi. Quando è? Il 10%? Se ti dà 10 ti devi dare almeno 20.000 euro. 20.000 euro? Il 10%? Ma tu non conosci la matematica. Maresciallo, tu non conosci Pasquale. Oh, è usura, oh! È usura! Bene, allora abbiamo finito? Gustavo, sei fantastico! Armando, come bellissima, sei? Bellissima, divina! Grazie, ci vediamo alla prossima! Vai, cara! Ciao, caro! Ciao, ciao, bella, ciao! Ciao! Beh, allora chi tocca? Andiamo? Gustavo, il mio turno adesso! Ciao! Madonna, come sei informa! Anche tu non scherzi, cara! Grazie. Senti, che facciamo stasera? Un bel caschetto? Non so, uno scalato? O vuoi qualcos'altro? Ma io farei solo una bella coda! Cioè, allora mettiti in fondo là, che nel frattempo servo gli altri 20 clienti. Ti aspetto. E fa la coda, e fa la coda. Andiamo, chi tocca? Andiamo un'altra? Andiamo? Tocca a me. Oh, sorella. Devo fare una messa in chieca. Vieni, cara, accomodati. Prego. Sono sorella, certo. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo un abito da uomo per me. Veloce però, mi raccomando. Che mi... se sta? Ce l'avete, sì o no? Oh, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Senta, volevo sapere come genere, diciamo, vogliamo cambiare o restiamo sul rigato? Sì. Penso che mi sta bene. Questo ce l'ho da 10 anni e mi ha dato soddisfazione. Senti, faccio una cosa, non fa niente, grazie. Metta a parte e poi lo vengo a prendere la settimana prossima. Entra avanti, lo dico veloce e poi ci sta. Maresciallo. Che c'è? Dalla radiografia risulta che lei ha una moneta d'oro nello stomaco. Cioè, si evince, sì. Si evince, sì. Non vi possiamo nascondere nulla. No. E lo so, figuriamoci se non lo so. Cioè, è dall'anno scorso che l'ho ingoiata questa monetina d'oro e... E perché non se l'è fatta togliere? Per il momento diciamo che non ne ho avuto bisogno. Perché fare questo? Sta là, diciamo, non... ringraziando, diciamo, il cielo, non lo stipendio arriva. Se dovesse magari subentrare problemi, l'asta... Non, i soldi non sono tutto nella vita. Salve. 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 Che è successo? Oui, monsieur. Je sais pas trop ce que c'est quoi, c'est trop facile, c'est pas fait des jeux de drôme. Je sais pas ce que c'est, c'est pas fait des jeux de drôme. Je sais pas ce que c'est, c'est pas fait des jeux de drôme. Je sais pas ce que c'est, c'est pas Sono 20 anni che lavoriamo insieme, chi cazzo capisce? C'è una cosa. Sì, sì, cambia. Beh, va bene. Salve. C'è un'informazione, ma chi è quella donna? Quella dovrebbe essere Giovanna d'Arco. Chi? Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco. Ma ne è proprio sicuro? Penso di sì. Cioè, è la sua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì! È la morte sua, diciamo.
Questa sera tutti insieme canteremo sta canzone. È la sigla della fiesta che tu balli da due ore. Con la bocca puoi cantar, con le gambe puoi ballar. Ma purtroppo da domani senza noi non puoi più star. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia. Tutto quanto è ancora più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Porta in su le braccia al sol e saluta con passion. Pope pian le porti giù, è la sigla del voodoo. Dalla cena a colazione canteremo questa canzone. Te l'ho scritta in italiano, ma il suo ritmo è giamaicano. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia. Tutto quanto è ancora più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai voodoo. Butta le mani giù, e questo è il ballo del voodoo. Sempre le mani giù, balla il ballo del voodoo.